Vediamo il fenomeno dell'autoinduzione e definiamo l'induttanza o coefficiente di autoinduzione. Cominciamo a considerare una spira circolare di raggio per esempio 3 cm che è alimentata da un generatore esterno, quindi vi scorre una corrente I. La corrente scorre in senso antiorario e genera il suo campo induzione magnetica rivolto con le linee che escono verso l'alto. La spira quindi è attraversata da un flusso magnetico. Ad attraversarla è il suo stesso campo B. Questa è la prima volta che vediamo un circuito che viene attraversato dal suo stesso campo. In tutti i casi che avevamo visto, invece, in precedenza, il circuito si trovava immerso in un campo B esterno che lo attraversava. Siccome invece qui il flusso magnetico è generato dal circuito stesso, che poi ne viene attraversato, allora questo flusso si chiama flusso magnetico autoindotto. È una specie di autoflusso che la spira fa attraverso se stessa. Il fenomeno fisico dell'autoinduzione elettromagnetica si verifica quando noi andiamo a modificare l'intensità di corrente che scorre nella spira. La modifichiamo, per esempio, alzando o abbassando la manopola del generatore che alimenta la spira. Se per esempio noi alziamo la manopola, facciamo scorrere più corrente, facciamo quindi intensificare il campo B, e dunque la spira sarà attraversata da un flusso autoindotto che aumenta. Per la legge di Faraday, Neumann, Henry e Lenz, la spira reagisce a questo aumento di flusso, diciamo di autoflusso, cercando di contrastare questo aumento e generando quindi una corrente autoindotta che gira nel verso contrario, con l'obiettivo di produrre delle linee di campo B indotto, autoindotto, rivolte verso il basso, così da contrastare l'aumento del numero di linee verso l'alto che attraversano la spira. Per il momento però immaginiamo che questa corrente, questa intensità di corrente rimanga costante. Dopo la faremo variare. Per ora calcoliamo il flusso autoindotto del campo B attraverso la spira. Per fare questo calcolo immaginiamo per semplicità che il campo B generato dalla spira e che attraversa la sua superficie sia uniforme, anche se non è vero, e che abbia lo stesso valore che ha nel centro della spira, cioè mi0i diviso 2r, r è il raggio della spira. Allora un calcolo approssimativo del flusso autoindotto si ottiene moltiplicando questo campo B uniforme per la superficie della spira, cioè per mezzo di questo calcolo. Raccogliendo i termini in questo modo, i vari fattori, e in particolare isolando la corrente elettrica, abbiamo ottenuto che il flusso autoindotto, il flusso magnetico autoindotto, è proporzionale alla corrente, che è una cosa logica, perché rappresenta il rapporto proporzionale di causa-effetto, cioè la corrente è la causa e l'effetto è che genera questo flusso autoindotto. La costante di proporzionalità, che è questo valore, la chiamiamo induttanza o coefficiente di autoinduzione. E nel caso di una spira assume approssimativamente questa formula, e in particolare per la nostra spira, che ha un raggio di 3 cm, vale approssimativamente 10 alla meno 7 Henry, che vedremo poi meglio è un valore molto piccolo. Vediamo che cos'è l'Henry, l'unità di misura dell'induttanza. Partiamo prima dall'unità di misura del flusso magnetico autoindotto, per poi ricavare quella dell'induttanza L. Il flusso magnetico si misura in Weber, dove Weber è il Tesla per il metro quadrato, dal momento che il flusso magnetico è essenzialmente il prodotto del campo B, quindi Tesla, per un'area, quindi metro quadrato. Dal momento che noi vogliamo ricavare le unità di misura dell'induttanza, dobbiamo dividere il Weber diviso l'Ampere. Ed ecco qua l'Henry, Weber diviso Ampere, poi al posto di Weber sostituiamo Tesla metro quadrato. Ricordiamo che Tesla è Newton su ampere metro, semplifichiamo metro e viene Joule diviso ampere quadrato. E questo è l'Henry, l'unità di misura dell'induttanza. Finora noi abbiamo visto che l'induttanza, nel caso di una spira, assume questa espressione qui ed è la costante di proporzionalità tra la causa e l'effetto. La causa è la corrente elettrica e l'effetto è il flusso autoindotto del campo magnetico. Lo vediamo anche in figura, la causa è l'intensità della corrente elettrica e l'effetto è questo flusso magnetico
del campo generato dalla spira attraverso la spira stessa. Ora facciamo gli stessi ragionamenti con un solenoide al posto di una spira. Per ora all'interno del solenoide non mettiamo niente, in un secondo momento metteremo un nucleo d'acciaio per amplificare il campo magnetico prodotto all'interno. Per fare un esempio prendiamo il solenoide che abbiamo in laboratorio, che è lungo 17 cm, ha 1000 spire e ha un raggio di 3 cm. Sappiamo che al suo interno genera un campo B uniforme che si calcola con questa formula. Anche il solenoide subisce l'effetto del flusso magnetico autoindotto, infatti quando viene alimentato da un generatore esterno, viene quindi percorso dalla corrente, genera questo campo B al suo interno che attraversa tutte le sue spire, facendo quindi un flusso magnetico autoindotto. Come abbiamo fatto prima per la spira, anche per il solenoide calcoliamo questo campo, questo flusso magnetico autoindotto, moltiplicando l'intensità del campo B per l'area complessiva del solenoide, che è un circuito formato da un gran numero di spire, e quindi l'area effettiva di questo solenoide, di questo circuito, è n volte l'area di ciascuna spira, cioè n volte per S. Dunque il flusso magnetico autoindotto vale il campo B per n volte S, e il campo B, andiamo a sostituire l'espressione che abbiamo detto prima, isoliamo la causa, che è l'intensità di corrente elettrica, e alla fine troviamo, come per la spira, che il flusso magnetico autoindotto è proporzionale alla sua causa, cioè proporzionale alla corrente elettrica. La costante di proporzionalità è diversa da quella della spira e vale questa espressione qui, e si chiama induttanza o coefficiente di autoinduzione del solenoide. Ricordiamo che l'induttanza della spira assumeva un valore piccolo, molto piccolo, che era dell'ordine di 10 alla meno 7 Henry. Al contrario, l'induttanza del solenoide, dal momento che è composto di moltissime spire e genera anche un campo B più intenso, oltre ad avere un'area molto più grande, ecco, l'induttanza del solenoide assume un valore molto più grande di quello di una spira, circa, per il nostro solenoide, circa 10 alla meno 2 Henry, cioè 5 ordini di grandezza più grande di quello della spira. Noi abbiamo fatto soltanto due casi particolari, la spira e il solenoide, però più in generale qualsiasi circuito, quando è alimentato e quindi attraversato da una corrente elettrica, produce un campo B che attraversa il circuito stesso, si concatena con il circuito, generando quindi un flusso autoindotto. E in tutti i casi il flusso autoindotto è proporzionale alla causa che lo genera, cioè la corrente elettrica che scorre nel circuito. Questa costante di proporzionalità si chiama sempre induttanza o coefficiente di autoinduzione e cambia da circuito a circuito. Infatti abbiamo visto che per la spira un'espressione, per il solenoide un'altra. Per i circuiti, in generale, la sua espressione dipende dalle caratteristiche geometriche, forma, larghezza, lunghezza, eccetera, eccetera. I circuiti più semplici, costituiti da una sola spira, hanno induttanze molto piccole e trascurabili, mentre bobine e solenoidi hanno induttanze molto grandi.